Ciao Fabia, complimenti. Dopo la botta che avevi rimediato a Reggio Emilia, eri in forza fino all'ultimo per giocare questa partita, e invece oggi, addirittura prima del gol, avevi recuperato tantissimi palloni, poi la ciliegina sulla torta del gol che vale forse 6 punti, non 3. Quindi una giornata perfetta. Grazie mille, sì, giornata perfetta. Forse posso dire che è uno dei gol più importanti della mia carriera, perché in un momento così difficile sono riuscito a portare a casa grazie al gol 3 punti fondamentali in uno scontro diretto, in una partita tosta, perché era una partita molto bloccata e difficile come ce l'aspettavamo, perché l'Lecco è una squadra tosta e siamo riusciti a sbloccarla all'ultimo minuto, quindi tanta roba, avanti per il nostro percorso perché è ancora lunga. Ecco, con l'innesto di Kurtic, di Arrigoni a centrocampo, tu ti sei liberato del ruolo di impostazione, sei più propenso agli inserimenti, al recupero palla, ti trovi meglio in questa situazione tattica? Sì, sì, mi trovo molto bene, poi stiamo parlando di due giocatori fortissimi. Kurtic poi è un giocatore che ha una personalità impressionante, per noi è veramente molto molto importante, ti dà proprio la sicurezza a tutta la squadra e quindi si vede partita dopo partita diventa sempre più forte, quindi ripeto, abbiamo trovato la quadra, abbiamo trovato lo spirito giusto e dobbiamo andare avanti perché è ancora lunga e c'è ancora tanto da fare. Come ha ribadito prima il mister, la salvezza è l'unico obiettivo dichiarato dalla società, però allo stato dei fatti siete ad un solo punto dai playoff, quindi sognare si può. Io l'ho detto prima all'intervista, ho detto noi guarderemo in su solo all'ultima giornata, perché il campionato è tosto, è un campionato difficile, noi dobbiamo pensare solo a salvarci e basta, perché 5 partite fa ci davano tutti per spacciati, adesso playoff, quindi bisogna mantenere l'equilibrio, soprattutto noi dobbiamo mantenere l'equilibrio, adesso siamo in un buon periodo e dobbiamo continuare a battere ferro. Ecco, prima hai detto uno dei gol più importanti della tua carriera, forse è il più importante esatto. Della tua carriera. Sì, assolutamente. Adesso poi non mi ricordo gli ultimi, però penso di sì, perché oggi era importante non perdere. E facendo 3 punti è veramente oro colato dal cielo, perché veramente adesso siamo in una buona posizione, però ripeto, in questo campionato non bisogna distrarsi un attimo, perché veramente è tosta. Fra compagni avete parlato quanti punti servono per raggiungere la salvezza matematica? Si parla di 43 punti forse che bastano, ne avete parlato voi? No, sinceramente non ne abbiamo parlato, anche perché il campionato di Serie B ti fa vedere che ogni anno cambia e quindi noi dobbiamo pensare partita a partita e approcciare la partita come fosse l'ultima del campionato. Muss kurz umswitchen, ich frag dir was auf Deutsch. War das heuer dein bestes Spiel heute? Meinix? Ja. Ich schaue eigentlich nie auf meine personalen Leistung. Ich schaue, dass die Mannschaft eine gute Leistung macht. Ich glaube, dass wir in den letzten Spielen wirklich gute Spiele gespielt haben und da viele Punkte geholt haben. Und für mich ist wichtig, dass die Mannschaft gut macht und dass ich für die Mannschaft wichtig bin. Und deshalb, wenn wir noch die 3 Punkte holen, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Sehr ehrlich, hast du selber noch geglaubt, dass es St. Wings? Es war wirklich ein schweres Spiel. Wir haben in Schwarz getan, Chancen rauszuholen. Und nach dem letzten Eckball habe ich mir gedacht, jetzt muss er setzen, weil heute ist wirklich wichtig, wenn wir gewinnen. Und Gott sei Dank hat es noch gepasst und dass wir noch einmal die 3 Punkte gehabt haben.